Salve a tutti, questo è l'unboxing del Garmin Zumo 590. C'è un manuale di istruzioni. Il Garmin Zumo è il top della gamma Garmin, l'ho pagato 604 euro. Questo è un supporto, credo, da automobile. Per l'automobile, questo è il supporto da moto, RAM mount per la moto, RAM mount per la moto, questo è il kit RAM mount. Questa è la batteria ricaricabile e questo è un cavo USB. Chiudo la scatola, ci metto tutte queste cose dentro e la apro davanti e speriamo di trovare il dispositivo. Eccolo qua. Il dispositivo è abbastanza grande e abbastanza pe pesante. C'è una pellicola protettiva che andiamo a rimuovere. E poi in generale è ben costruito. Molto solido, più solido del vecchio Montana che avevo. Questa si estrae per metterci la batteria. Si posiziona facilmente e poi si chiude. Una cosa che mi dispiace non trovare è un gancio, perché il mio precedente Montana si è rotto cadendo in moto. Ricordate? Ci è caduto il GPS e adesso qui c'è uno sportellino a averla presa USB. Accendiamolo. Ok, non lo faccio. Qui procedo alla registrazione del dispositivo sul sito della Garmin, quindi apro il sito garmin.com Express e scarico il prodotto Garmin che mi permette sia di registrarlo sul sito Garmin per la garanzia che aggiornare le mappe e il software del Garmin. Lo scaricamento non parte da solo, anche se c'è scritto di sì. Faccio clic su riavvia download per farlo partire. Ecco, una volta scaricato lo apro e lo installo. Le icone sono Retina, quindi insomma quelli di Garmin si sono svegliati a fare un po' di software decenti. L'installazione procede senza errori. Avanti, avanti, avanti e si installa. Una volta installato, avvio il programma, che insomma è abbastanza veloce. Mi chiede insomma una breve introduzione. Dopodiché ho già collegato il Garmin al Mac, lo rileva e mi permette di aggiungerlo e di registrarlo. Alla fine a casa con una DSL normale non sono riuscito a fare gli aggiornamenti richiesti dal Garmin perché falliva la connessione col server. Forse la linea di casa non è abbastanza buona, forse è un problema della rete Garmin, comunque non ha funzionato. In ufficio dove la linea è molto più veloce,
l'ho fatti tipo 10 aggiornamenti e mi chiedeva continuamente di riavviare il dispositivo ogni 5 minuti. Non ho, alla fine non ho capito se l'ho aggiornato veramente oppure no. Comunque, fatto sta che preparatevi a farvi stare il Garmin Express diverse ore a scaricare gli aggiornamenti e a chiedervi poi alla fine di riavviare il dispositivo, riaccenderlo e ricollegarlo. Io non sono riuscito ad arrivare a una fine di questo processo. Rimane così per ore. E questo è un altro accessorio di cui dovete procedere all'acquisto se intendete collegare il Garmin, per esempio, a una BMW come me. È il connettore per attaccarlo alla presa accendisigari. Perché metterlo sull'accendisigari? Semplicemente perché quando spegnete la moto non dovete controllare sempre che di spegnere pure il Garmin, altrimenti vi rimane acceso e alla fine capita in molte occasioni di scendere dalla moto e lasciarlo attaccato. Il connettore ha tre fili, bisogna stare un po' attenti a identificare positivo e negativo, e il terzo è inutile. Mamma mia, questi è da menai, eh! Praticamente all'interno del connettore c'è una cosa di plastica rosa, che loro scrivono sul manuale che sia rossa, che circonda uno dei tre pin, e quello è il positivo, che va attaccato al filo rosso del connettore Garmin. Quello a fianco è quello negativo e quello in alto è quello inutile, che non sappiamo a che serve, forse a dargli il verso. Il connettore è simmetrico, comunque insomma sono riuscito pure io nell'operazione, quindi siamo fatti. Ah, sicuramente il vostro meccanico fa un lavoro migliore del mio, io comunque ho preso uno di questi morsetti, ho collegato prima i fili del Garmin e poi dopo aver individuato bene gli altri cavi, io ho collegato quelli e l'ho sigillati con del nastro isolante. Una volta finito questo lavoro, possiamo procedere al montaggio poi della piastra sulla moto. Io sulla mia GS800 prima ho tolto la sella, poi con la chiave Torx smonto la piastra superiore che protegge la BMW, mi permette di accedere al vano della batteria. Questo c'ha 6 viti, 4 sopra e 2 intorno alle chiavi. Tolta la piastra, potete procedere a far passare i fili da davanti al manubrio sotto la piastra della forcella. Dopodiché c'è spazio a fianco all'airbox, oppure il mio meccanico lui li monta sotto, li fascetta tutti. Sotto però per fare questo è necessario smontare anche i fianchetti. Io semplicemente ho trovato spazio a fianco alla batteria per mettere i cavi superflui, faccio uscire i cavi dell'audio davanti che non mi serviranno e attacco i cavi al morsetto della presa accendisigari che sta sopra la batteria. Infatti qui si vede bene il morsetto giallo attaccato sopra al cavo. Il ground mount è abbastanza facile da montare. Io ho cercato, rispetto in montagna prima ce l'avevo laterale, questo zoom essendo molto più grande sto cercando di montarlo al centro, soltanto che al centro del manubrio non ci va perché è troppo piccolo e alla fine ho trovato come soluzione di montarlo un pochino spostato verso sinistra e con il braccio arm orizzontale riesco a tenerlo perfettamente al centro. Finito di montare il Garmin, non vedevo l'ora di provarlo. La prima impressione è sicuramente ottima, lo schermo si vede molto bene, anche se in questa inquadratura c'è un po' il riflesso della luce, in realtà è ben visibile. I tasti sono ben accessibili, la qualità costruttiva è molto alta e il software per l'utilizzo stradale è estremamente ottimizzato, per cui la mappa è estremamente precisa e dettagliata di tantissimi ambienti. Ci sono solo le informazioni essenziali visibili, non è come in Montana che offriva un po' di cose per giocare. Simpaticissima è la funzione dell'autonomia del carburante. Tu imposti l'autonomia della benzina, della moto, gli dici dopo quanto darti l'allarme e il dispositivo ti avvisa e ti porta al benzinaio più vicino.
quando sei fermo al benzinaio, poi ti dice: ho rilevato una possibile sosta carburante, vuoi resettare il serbatoio? E tu gli dici sì. È estremamente simpatico. Anche per la guida fuori strada si è rivelato efficace. La modalità traccia in alto, che non c'era, mi aveva un po' allarmato. Invece lui automaticamente capisce la traccia e te la fa seguire e registra sempre le tracce che ha.